Uomini e donne, Maria De Filippi dagli intrecci over, peggio di Beautiful. Si è appena conclusa un'altra puntata di Uomini e donne interamente dedicata a Ida e Alessandro, i due hanno discusso soprattutto a causa di Roberta, che ha voluto fare un ballo con l'ex per chiarire, tra una scenata e l'altra di Platano. Riccardo ha informato la redazione di voler abbandonare il programma, Maria De Filippi ha commentato tutti questi siparietti dicendo che supererebbero le trame della Soap Beautiful. Le dinamiche del trono over sono più o meno le stesse da anni, ma c'è ancora qualcosa che spiazza gli addetti ai lavori. Nel corso della puntata che è andata in onda l'8 novembre, Maria De Filippi ha supportato Tina in un commento ironico sul quartetto, che da mesi monopolizza gran parte del tempo a disposizione con tira e molla infiniti. Dopo aver assistito a un lungo botta e risposta tra Ida, Alessandra e Roberta, la presentatrice di Uomini e Donne ha informato i presenti che Riccardo voleva lasciare definitivamente la trasmissione. Se ne vuole andare, ma perché, ha detto la padrona di casa del dating show prima che Guarnieri rientrasse in studio per motivare la sua decisione. L'opinionista Cipollari ha preso la parola, e ha ironizzato paragonando quello che accade tra Dame e Cavalieri con la soap opera che va in onda da decenni su Canale 5. Tina Cipollari ha scherzato su quanto siano simili le trame di Beautiful con gli intrecci del trono over e Maria De Filippi le ha dato ragione. Anzi ha aggiunto, peggio, l'abbiamo superato. Mentre in studio si parlava del ballo tra Vicinanza e di Padua, e della conseguente scenata di gelosia di Platano, Guarnieri è uscito dallo studio e ha informato la redazione di volersi ritirare. Alla fine di un ballo, la conduttrice di Uomini e Donne ha chiesto al cavaliere di rientrare e gli ha chiesto il motivo per il quale se ne volesse andare definitivamente. Il cavaliere ha spiegato di non sentirsi più a suo agio, di fare fatica a relazionarsi con le dame del parterre perché tutte sono convinte che sia ancora innamorato della ex. Riccardo ha aggiunto che preferisce lasciare spazio a Ida e ad Alessandro, piuttosto che rimanere nello studio a scaldare la sedia. La reazione del pugliese ha spiazzato tutti, tant'è che Gianni Sperti l'ha spronato più volte a dire il vero motivo della sua insofferenza. Secondo l'opinionista di Uomini e Donne, il cavaliere proverebbe ancora qualcosa per Platano, ma non lo ammetterebbe per paura di un rifiuto. Mi dispiace non avere neanche un rapporto civile. Sono stanco di litigare, ha risposto Guarnieri girando un po' intorno all'argomento. Anche Maria De Filippi ha cercato di indagare sul reale stato d'animo del Tarantino, ma lui ha glissato ogni volta che sono stati tirati in ballo dei suoi presunti sentimenti nei confronti dell'ex fidanzata. Ida, dal canto suo, ha ribadito di non amare più Riccardo da mesi e di essere gelosa di Alessandro. La dama ha voltato pagina e le forti reazioni che ha quando vede Vicinanza ballare o parlare con Roberta, ne sono la prova. Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate dopo quella che è andata in onda oggi, 8 novembre, fanno sapere che Guarnieri non lascerà il programma, anzi cercherà un riavvicinamento con Di Padua dopo che Ellie Dia si fidanzerà ufficialmente con Alessandra e andrà via dal parterre.